A partire da domani 18 ottobre aprirà al PAN di Napoli Genesi, l'ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del nostro tempo. In mostra 245 immagini in bianco e nero che vedono al centro il tema della preservazione del pianeta. L'itinerario fotografico nasce da un viaggio alla scoperta della bellezza nei luoghi più remoti del mondo, durato 8 anni. La mostra è in esposizione al PAN fino al 28 gennaio 2018. È frutto della collaborazione tra Civita Mostre e l'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune. È una mostra che non credo di esagerare definendo fantastica, innanzitutto per la bellezza artistica che un fotografo eccelso come Salgado sa mettere in ogni scatto, ma anche perché Genesi è una grande critica della distruzione del mondo, ma anche un entusiastico, allegro e gioioso progetto di riconquista di un rapporto nuovo e diverso col mondo e con la natura. Il percorso espositivo, articolato in 5 sezioni che ripercorrono le terre in cui Salgado ha realizzato le fotografie, presenta una serie di foto, molte delle quali di straordinari paesaggi, realizzate per immortalare un mondo in cui natura ed esseri viventi sono ancora in equilibrio con l'ambiente. Un'attenzione particolare è riservata agli animali e alle popolazioni indigene ancora vergini, tutte immagini di grande potenza che testimoniano un atto d'amore verso la terra. Siamo contenti che questa mostra così bella, 245 fotografie, si possa tenere proprio di questi tempi nella nostra città, non solo perché Napoli offre sempre di più una proposta culturale di altissimo livello, ma per i momenti bui che vive anche la nostra natura in tante parti del mondo. Quindi qua c'è un messaggio pedagogico, è una fotografia militante che infiamma il cuore e risveglia coscienze assopite. Mi auguro che tanta gente la veda per capire come quest'uomo ha vissuto parte della sua vita alla ricerca di spazi nascosti e difficili da raggiungere nelle parti del nostro pianeta, ma non solo per mostrare la bellezza, ma perché tutti quanti insieme si possa lottare per difendere il nostro pianeta. Viaggio unico alla scoperta del nostro ambiente, l'ultimo progetto di Salgado è anche un grido d'allarme e un monito affinché si cerchi di preservare queste zone ancora incontaminate.